È stato rinnovato questa mattina il protocollo Zeus, il patto tra ASL 5 e Questura della Spezia per combattere stalking e violenza di genere. Tra gli scopi del progetto sicuramente la prevenzione, ma anche il tentativo di recuperare i soggetti responsabili dei comportamenti sbagliati. Il protocollo Zeus viene da lontano, nel senso un'intuizione che la nostra amministrazione ha avuto di volgere uno sguardo, oltre che alla vittima ovviamente, anche al maltrattante, perché si è capito e si è compreso che la prevenzione passa anche da un recupero di persone che probabilmente sul piano anche proprio della patologia psicologica o psichiatrica hanno bisogno di attenzione. E l'obiettivo qual è? Quello di evitare le recidive, quindi di diciamo, avviare a dei percorsi di recupero, di guarigione di persone che comunque soffrono evidentemente di qualche patologia e quindi impedire che poi possano tornare a mettere in gioco queste condotte o di stalker o di violenza di genere o altro. E questo ovviamente si associa dal punto di vista normativo ad una serie di ritorni, di vantaggi anche per la persona che intraprende questo percorso, sia sul piano della possibilità di revocare l'ammonimento dopo 3 anni, l'ammonimento del questore, sia anche sul piano poi di quello che è la sua vicenda giudiziaria rispetto alle denunce che finiscono in procura. Un progetto dunque che punta alla rinascita di chi ha sbagliato. Chi è diventato un mostro usando violenza contro una donna può ritornare ad essere un uomo degno di essere chiamato con questo nome? Ma allora, innanzitutto il protocollo è stato attivato da 2 anni, le segnalazioni sono state 26 e il primo punto importantissimo è che 20 hanno aderito al programma e soltanto una persona poi ha rinunciato, quindi questo è il primo dato. È un percorso lungo, perché non è che si dà una pastiglia e il problema si risolve. Ecco, è un percorso che prevede numerosi colloqui di personale specializzato del nostro Dipartimento di Salute Mentale, che ringrazio per il lavoro che svolge, e poi naturalmente i risultati vengono poi riferiti alla Questura. Ma la situazione è molto positiva, perché il fatto già che uno aderisca vuol dire che ha voglia e ha capito che ha bisogno di aiuto. Questo rientra in tutto un lavoro importante sul territorio che fa il nostro Dipartimento di Salute Mentale, che riguarda naturalmente problemi che riguardano lo stalking e le violenze di genere appunto in generale. Ecco.